Buongiorno, bentornati, benvenuti sul mio canale YouTube, Tufo Mixer, quest'oggi, questo martedì, no, cos'è, mercoledì, scusate, io sto registrando martedì, ma per voi oggi che guardate il video è mercoledì. E quindi siamo qua su eFootball, abbiamo appena aperto adesso il nostro gioco, eFootball 2024, vediamo subito di prendere quello che ci spetta, diamo un'occhiata a rigore, a quello che c'è di nuovo, ma credo che di nuovo, a parte quello che è uscito lunedì non c'è più niente, abbiamo già spaccherato qualcosa, abbiamo trovato Mbappé, l'abbiamo messo in squadra, non è che ha dato il massimo, però non ci proviamo ancora. Siamo in divisione 4, stiamo tentando il balzo in divisione 3. Prendiamoci i premi della giornata, allora eccoci qua, cominciamo con questi, prendiamoci anche i nostri, le nostre, i cambi di ruolo, eccetera, e andiamo a vedere di battere il rigorino. E poi ragazzi, cominciamo a giocare. Intanto un ringraziamento a tutti quanti voi, ovviamente, per il vostro apporto al mio canale, i vostri consensi, le vostre visual, le iscrizioni, tutto quello che fate per il canale, ragazzi, compresi i commenti, sono cose buone e utilissime e molto molto importanti. Io vi ringrazio sin d'ora per tutto quello che fate per il canale. A voi non costa niente, per me e per il canale è tutto questo importantissimo. Vi ricordo anche in descrizione trovate il link alla playlist, se avete perso un episodio, volete rivedere magari qualche bella partita oppure qualche partita da cui ho preso un sacco di gol oppure qualche spacchettamento, andate nella playlist e guardate un po' quello che trovate da vedere che vi interessa. Ok, questo l'abbiamo preso, prendiamoci i premi della giornata, prendiamoci i premi che abbiamo fatto in questo momento, quindi andiamo lassù, abbiamo anche da spacchettare qualcosa, andiamo a vedere subito adesso. Prima ci prendiamo questi premi di oggi e poi andiamo subito a vedere che cosa possiamo spacchettare. Un qualcosa che ho fatto con un torneo, con un evento, che mi ha dato ovviamente un giocatore da spacchettare in una nazionale. Non mi ricordo esattamente quale sia. Andiamo subito a vederla. Eccola qua. Ah no, qua. Nazionale Junior. Ah, ok. Abbiamo possibilità di prendere Musiala, Barella. Vabbè, diamo un'occhiata, tanto ragazzi è gratuito, sono 11 giocatori, uno ci capiterà, vediamo chi c'è eventualmente per avere un po' una piccola serie. Musiala, Barella, Gakpo, Oblak, portiere, Stones, Fabian Ruiz, Spagna, Carvajal, Spagna, poi abbiamo Eriksen, ragazzi, il nostro vecchio Eriksen, Kanté, Sancho e Bischer. Va bene, vediamo adesso vediamo un po' chi ci dà, chi ci capita, la fortuna cosa ci vuole regalare in questo giro gratuito, tanto grazie ragazzi, lo prendiamo ben volentieri e lo mettiamo in saccoccia e lo teniamo lì, perché mi si è acceso ancora, io l'ho spento, rispegniamo il dimensionatore, vediamo chi ci dà, portierazzo, Oblak, ragazzi Oblak è anche abbastanza forte. In questo caso non so quanto sia, 95 ragazzi, è bello tosto anche Oblak, però al momento noi abbiamo due portieri che sono leggermente più fortini, teniamo quelli. Va bene, teniamoci anche Oblak, che potrebbe fare piacere averlo in squadra, e andiamo subito nel nostro campionato ragazzi, dove siamo in Divisione 4, come vi stavo dicendo prima, tentiamo la scalata, prima tentiamo la salvezza, cioè la permanenza in divisione, che è importante. Quindi bisogna fare assolutamente quei 12 punti che ci garantiscono la matematica certezza di restare in divisione 4. Sono 12, diamo una cazzo, non mi ricordo più. Sono 12, esatto. Poi se capiterà di farne qualcuno in più, ne faremo 16 e potremo andare in divisione 3, ma sarà tanto tanto difficile, ragazzi. Allora, andiamo subito a prepararci per il match di oggi. Nel frattempo io saluto i nostri amici, salutiamo con affetto i nostri amici YouTuber che portano questo stesso gioco sui loro canali YouTube. E sono Alessandro Gamer, The Last Days, Leburneo, AleBen86. Tutti e quattro portano il Football 2024 sui loro canali. Sono bravi a giocare, simpatici e vale la pena di farci un salto e vedere quello che combinano. Poi salutiamo anche Lupo del Tubo e Squalo Calcio che non portano queste simulazioni, ne portano altre, sempre simulazioni sportive e anche altre cose. Vale la pena andare a trovare anche loro. Ragazzi, abbiamo trovato un avversario, vediamo subito di chi si tratta. Allora, è Liverpool, Ilja Dimitrov, va bene, abbiamo un giocatore, un amico del Liverpool, non so se sia inglese o cosa. Comunque vediamo la sua squadra, vediamo la nostra e andiamo avanti. Maglia rossa per lui, con Haaland ovviamente.
noi abbiamo la maglia della nazionale italiana, come poi ormai è un classico. Haaland, Romario, Neymar, Messi, ragazzi, però un bel attacco là davanti a Rodri, poi difesa Rudiger, Marchino, Van Dijk, Beckenbauer e Maignan in porta. Vediamo un'altra formazione invece. Allora, Mbappé l'ho messo lì a destra perché non lo so perché, perché ovviamente seconda punta l'abbiamo maxato noi come seconda punta perché in realtà non la faceva, però abbiamo cercato di dargli quel ruolo, l'abbiamo trovato dopo 5 tentativi. Messi, Maradona, vediamo chi c'è in panchina, se magari possiamo sostituire qualcuno. Sì, assolutamente sì, è Rummenigge ragazzi al posto di Maradona perché Rummenigge sapete quanto ci sono affezionato, quanto mi gioca bene, quanti gol mi ha anche fatto, quindi lo mettiamo subito e poi gli diamo anche il contropiede veloce perché Rummenigge è uno che corre molto in fretta, ha uno scatto velocissimo, una gran velocità. E vediamo, poi chiamiamo Schmeichel in porta, vediamo come ha messo il nostro secondo portiere. Donnarumma, lo mettiamo perché nell'ultima partita, non lo so. Diamo fiducia ancora una volta a Schmeichel, poi vediamo. Abbiamo anche Rijkaard e Maldini messi bene, Nedved in forma. E dietro che abbiamo? Griezmann. Va bene, tiriamo questa formazione, vediamo l'avversario come se la gioca. Dicevamo che c'ha Haaland davanti. Ha messo Llorente sulla sinistra, punta. Seconda punta è Neymar. Dietro Messi e Kimmich. Messi trequartista e Kimmich lì. Uno in mediana. Quindi ha messo un mediano, un centrocampista e un trequartista. E tre davanti. Qua. Terzino destro Marchinio, sei altri li ha messi in difesa. Bah, ragazzi, vediamo. Giochiamocela, cerchiamo di dare il massimo. Giochiamo ovviamente fuori casa, quindi ovviamente stiamo subito attenti all'avversario che potrebbe darci del filo da torcere, potrebbe partire con il kick-off iniziale subito. Sapete benissimo quanto sia veloce nel kick-off iniziale Haaland che parte subito con un bel cross alla testa di testa e poi va in porta tranquillamente. Quindi noi giocheremo con una difesa un po' arretrata. Adesso appena il nostro avversario è pronto, direi intanto di avvicinarci al campo e eccoci qua, ragazzi. Vediamo al match. Mi raccomando, è un bel tifo Ci sono caloroso, pochi il dubbi vostro sul fatto supporto che a e il questa gara vostro sia stata apporto è riservata un'attenzione importantissimo per far speciale sì che nella io capitale mi scaldo e dell'Emiliano. gioco Le meglio. Intanto, aspettative sono ragazzi, aumentate così che la subito squadra dei giorni è difesa così all'attesa. perché Diventa l'avversario l'esordio ovviamente. definitivo. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime 2 ore in nostra compagnia. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica e non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà darci. Grande, il portiere subito che l'ha presa, Già in eh. Ho corso il fatto un secondo cross di tempo. merda, potevo fare anche meglio, va bene. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Tentativo di Ho passaggio sbagliato lungo, poco preciso. Prova a superare la difesa con un filtrante. Una lezione magistrale su come si difende. io. Palla filtrante per Messi, si fa trovare al posto Dove fa giusto, al momento l'avversario? giusto. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ed ecco il cross. L'avversario mi sa che si è acclassato. L'avversario mi sa che ha aperto la connessione. Credo, perché io ho la connessione, ce l'ho, mi sembra anche buona. Non vedo problemi di sorta, quindi credo l'avversario. Vediamo che è successo. Sì, probabilmente l'avversario ha perso la connessione. Ragazzi, ne facciamo un'altra perché questa assolutamente non ha influito in niente. Quindi, la prima, ragazzi, con Napoli eravamo 1-0 e l'avversario dopo 1-0, dopo 20 minuti, ha quittato. Quindi il 3-0 in realtà era 1-0 per noi, ma ha subito quittato. La seconda, squadra completamente giapponese, ma l'avversario veramente forte. Allora, andiamo a giocarci la prossima partita. Vai, intanto noi facciamo girare la ruota. Vediamo che sia l'avversario, insomma, che non caschi subito, almeno ci faccia fare 2 o 3 gol, poi può cadere, però intanto cerchiamo di trovare un avversario. Allora, ragazzi, dentro scherzando, abbiamo 6 punti e siamo sulla buona strada per la salvezza, ce ne vogliono ancora altri 6, quindi altre 2 partite.
Ok, ha trovato un avversario, vediamo chi ci mette di fronte, questa volta Konami, il matchmaking. Vediamo, Casey, ah ok, andiamo in Turchia, immagino, Turchia, Albania, sei pesce in Turchia questa squadra qua, Casey Spor, sì, in Turchia senz'altro, vediamo la maglia, costa curta, vabbè, ci sta. Facciamo subito il nostro, vediamo subito la nostra formazione, abbiamo Mbappé, va bene, Maradona ragazzi è sempre lì, però vediamo se abbiamo sempre il nostro amico qua, A questo punto teniamo Maradona, mettiamo Griezmann qua a posto di Mbappé stavolta, dietro vabbè non importa, vediamo chi abbiamo, ci lasciamo così, Maldini, vabbè Maldini lo lasciamo, panchina, Cruyff è tosto, Lumenig ragazzi lo metto in squadra, mi piace troppo Lumenig ragazzi, lo sapete, sono fanatico di Lumenig. Mi piace come la velocità, come corre, come si muove, i gol che ci fa spesso e volentieri, ha fatto dei gol bellissimi. E noi lo mettiamo anche contropiedista perché è super veloce e ha anche uno scatto molto molto veloce. Vediamo l'avversario come se la gioca. Ullala ragazzi, quante punte c'ha questo? Messi, Neymar, Mbappé e Rashford. Quindi Eda, Eza, due punte. Dietro c'è la Noglu e Kimmich centrocampisti. Difesa 4 con la Beckenbauer. Bucabilissimo questo centrocampo che è quasi quasi non lo so ragazzi, non lo so, andiamo, proviamo a giocarcela, mi raccomando, un tifo immacolato, un tifo frenetico, un tifo tosto alla Benigni e cerchiamo di dare il massimo, io devo dare il massimo per giocare bene in questa partita, voi ovviamente qui mi chiamano, noi ovviamente adesso facciamo così perché non posso rispondere al telefono in questo momento, quindi chiudo la connessione, telefono suona ma non posso rispondere, presunto spammer ragazzi, ci hanno rotto i coglioni con questi luce, gas, telefoni, schede e qui e là, ci hanno rotto le scatole, chiamano 200 volte al giorno e non se ne può più. Cerchiamo ragazzi in casa, quindi attacchiamo noi da sinistra a destra, cioè da sinistra a destra, e quindi cerchiamo di subito di cominciare bene. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni e non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate. Bravo. Che atmosfera roboante, amici! È il clima ideale per i giocatori con personalità che si esaltano. Me l'ha presa, Si comincia subito, primi tocchi di gioco. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. La mette sulla sinistra. Bravissimo! Si prende uno contro uno e riprende il possesso. Rashford. Bravo! La gioca in mezzo. Bravissimo, portiere. Vai di qua che sei il suo, bravo. Ecco Billy Costa Curta, un difensore che non è certo un fisico statuario, ma che ha sempre compensato. Ah, me l'ha preso, bravissimo. Sì, Fabio, è un centrale talmente intelligente che non ha mai avuto bisogno di fare affidamento sull'esplosività fisica. È un leader calmo, serafico, utilissimo in tutte le posizioni della linea arretrata. Non a caso molti compagni di reparto lo hanno definito uno dei più grandi centrali di tutti i tempi. E hanno ragione. Rashford prova con una palla filtrante. Cross di destra. Salta e colpisce di testa. Chi di testa? Va bene ragazzi, continuiamo che mi sembra che sia una partita giocata alla pari con questo avversario. Quindi... vede la partenza del compagno e prova a servirlo. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. A volte è necessario dimostrare un po'. Madonna ragazzi, fallo questo, cammino, sì, mi ha dato una botta tremenda sulla pinnatica sinistra. E adesso noi tiriamo la palla là fuori. Che succede? Dai, subito! Subito ragazzi! Subito, questo qua subito va a fare i cambi? Oppure va a vedere un po' chi c'è in panchina, magari guarda in tribuna, vai andato in bagno a fare pipì probabilmente ragazzi, ma noi siamo tranquilli, siamo qua per divertirci, per giocare, per rilassarci, quest'oggi, questo mercoledì, la prima partita è andata da Mengo perché l'avversario probabilmente con lesione di Boruccia è subito caduto,
e quindi ci ha dato i 3 punti senza fare assolutamente niente. Allora la seconda partita cerchiamo di fare altri 6 punti. Ragazzi, mi sa che oggi sono tutti scadenti, nel senso come connessione. Anche questo, ragazzi, lo vedo molto. Oh, si comincia, facciamo un lancio lungo là in fondo. Vince il duello, la fa sua. Prova a giocarla in profondità. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Lautaro Bravo. Martinez vuole la palla. No, ho sbagliata. Mbappé. Kimmich. Una manovra avvolgente che ha liberato. Sale in cielo e va di testa. Questo qua tira sempre di testa, la mette sempre Messi, fuori, un altro ma errore. speriamo Hanno che ti sbagliato continui quest'anno così a diverse metterla occasioni fuori, perché interessanti. a questo punto ci va bene se la mette fuori. Dai, forza, un lancio lungo, vediamo di andare avanti, perché bisogna fare gol, non possiamo solo aspettare che facciano gol gli altri. Vieira. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Griezmann, oh, Madonna, Griezmann ha diventato tirato in porta, Martinez, ragazzi, non si peccato che il passa, ottima portiere parata, ho tirato troppo portiere in fretta, rimasto forse vicino potevo per leggere giocarlo un po' l'errore. meglio, eh. Un rimpallo a mio favore, Guadagna il alla tiro dalla fine ci bandierina, sta tranquillamente. primo Vediamo assoluto del l'avversario match. adesso, se si avvicina. Se avvicina, andiamo così, eh. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Messi. Riesce a liberare. Vai, Rummenigge, ragazzi, non Rummenigge. sbaglia. Rummenigge, ragazzi, lo sapevo che Rummenigge devo metterlo sempre in campo. Difeso Io benissimo il Rummenigge, pallone, ragazzi, lo l'avversario voglio in era troppo campo perché ansioso. Rummenigge ci fa questi Poi gol. devi anche essere bravo a Rummenigge, ragazzi, è leggere un l'equilibrio barpione della davanti all'area. palla. Lì Rummenigge, cambia ragazzi, tutto la differenza. non sbaglia, non sbaglia. Rummenigge è un barpione e lo voglio lì davanti. Lo voglio sempre lì, Rummenigge, perché ha la faccia di Maradona che è fortissimo. E il Ma risultato si scuote Rummenigge, ragazzi. 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Lautaro Martinez, e lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Gran prova di forza, Bravo, palla recuperata. me Poi l'ha buttata presa. via, peccato. La gioca lunga sulla Oh. sinistra. C'è l'opportunità per il contropiede. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Il Vai tentativo di così. palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Decide di sfruttare la fascia. Esce. Palla in area. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad No, arrivare. no, Forse nessuno, per una volta nessuno, vai dovrebbe tranquillo, vai sbagliare. tranquillo, vai tranquillo, andiamo Dovrebbe avanti, andiamo avanti. Dai, vedersi forza, un nella altro vita gol, come ragazzi, giusto. per mettere al sicuro la partita, perché. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Oh, Madonna. Davis. La butta in mezzo. Bell'intervento difensivo. Çalhanoğlu avanza verso la porta. La partita è ancora in bilico, un solo ferma È l'azione in punizione campo questa, fangoso. Si ripartirà con un calcio di ma punizione dai, dammi subito la dell'avversario. palla, volevo tirare subito, non me la fa, è sgambetto. Io volevo tirare subito avanti, non mi hai fatto fallazione. Che fa? Quinta anche questo? Ma cos'è, ragazzi, oggi? Un quid generale? Dai, non ci posso credere! La connessione mia com'è? No, sembra che la mia connessione sia buona. Ragazzi, ma che cos'è oggi? Pure questo ho quittato? Allora ne facciamo un'altra, ragazzi. Che giochiamo? Siamo a 9, ne facciamo un'altra, la vinciamo e siamo già salvi. Dai, dai, su, ragazzi. Andiamo a fare un'altra. Io non capisco. Questo ha quittato anche, ma secondo me le connessioni oggi fanno un po' cagare. Forse i temporali in giro. Conviene giocare oggi, perché con i temporali in giro tante connessioni cadono e noi vinciamo e andiamo su, magari. No, parte gli scherzi. Non so perché quittano in questa maniera, forse le connessioni sono deboli, le linee sono un po' scarse, non ho idea. Ok, pronti per un altro avversario, vediamo un po' chi ci dà questa volta.
Il matchmaking. Sampdoria, questo è italiano, bel temporale a Genova, ragazzi, invece di cadere la linea anche a lui, no, sto scherzando, dai, sto scherzando, però magari un po' di bufera, ci potrebbe stare, qualche un vento, i monsoni sono su nel Veneto, su in alto, i monsoni, quindi lì non ci sono, però guarda, beh, in Liguria, a Genova, potrebbe esserci qualche maremmata, qualche non lo so, ragazzi, vediamo subito le formazioni, intanto, eh. Giochiamo in casa noi, quindi lui ce l'ha con De, vediamo con De tranquillamente, ce l'ha con De, forse ce l'ha, forse no. La formazione, ragazzi, allora vediamo un pochino, Mbappé, Messi, vediamo in panchina se abbiamo i nostri soliti giocatori fortissimi. Io direi di mettere così e ancora così, ci mettiamo ancora il nostro amico Crisman, Le Petit Diable, Le Petit Diable. Poi abbiamo Beckham che è in forma, ragazzi, Nedved che è in forma. Ronaldinho e Gaucho che è in forma, ragazzi, sono tutti giocatori in formissima. Andiamo però a selezionare il nostro contropiedista più veloce della storia della Konami. No, non lo so se sia più veloce della storia, però ragazzi, un giocatore così che ha 102 di velocità e accelerazione 97, mi sa che è tanto veloce. Resistenza 86, controllo del corpo 88, ragazzi, salto 84, potenza di tiro 89, comportamento offensivo 91, fila di azione 91. Questo dove lo trovate con questi livelli così, ragazzi? Dove lo trovate un giocatore così? Non lo so. Vediamo l'avversario, ragazzi, come se la gioca. L'avversario se la gioca così. Messi. Oh, un Q davanti, seconda punta, e Mbappé. Mbappé e Messi, prime punte. Poi c'è Griezmann dietro, Bellingham, ragazzi. Questo ha un sacco di trequartisti. Griezmann, centrocampista. Vabbè, beh. Poi ha due CC sparsi, un trequartista, un mediano. Due, tre difensori, ma ragazzi, non so che formazione sia questa, eh. Non lo so, magari è fortissimo, e ci sta anche debutto un 12-0 secco, ma noi adesso, ragazzi, non abbiamo paura di nessuno, andiamo a giocarcela, porta e vinca il migliore, squadra in campo, ragazzi, attacchiamo noi da sinistra, verso destra, quindi Ben adesso, ritrovati vabbè, dai, amici, telespettatori del giochiamo. Piacere Vediamo la avervi partita con noi. come Come comincia. potete Mi vedere, raccomando, un il po' di tifo microfono a è attivato dal ripetizione. direttore di gara e dei suoi assistenti E tecnici. vediamo subito come Finalmente ci siamo. Gli procedere. spalti sono gremiti. I cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento. E forse anche un po' della sofferenza, nel caso siate tifosi delle squadre in campo oggi. Che stadio No, magnifico! sbagliata. È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. La partita è già cominciata. Ah, L'Italia e bravissimo, Sampdoria. bravissimo. Sulla destra, ha spazio sulla fascia, palla dentro, sale in cielo e va di testa. E non trova Con cui ha altro che tirato? Mbappé a Un pochi centimetri. con Aveva marchio per cui, fare il ragazzi, un cambio, con cui ha poteva tirato. Dai, chiudere forza, con lui forza, per che trovare la non sono porta. avvisato ancora a che livello sia, però non mi sembra. Ma che cazzo, ragazzi, qua. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Palla filtrante per Messi. Lo sposta di peso e gliela porta via. Griezmann. Bellingham. Cerca l'uomo là davanti. Bravo, me la prego. Bravo, così, vai di là. Lautaro Martinez è in una posizione in cui può far male alla difesa. Palla in profondità per il compagno. Messi! Vai, Messi, da fuori area! Un gol Messi, magnifico! da fuori Ed è area, ha avuto stato la uno dei porta punti più vuota felici della e partita. non poteva Proprio per questo sbagliare stadio il ha visto Messi, queste ragazzi. partite. 1-0, il Proprio Messi l'ha messa nell'ambiente dentro. Non poteva dell'ambiente sbagliare questa competitivo. volta. E Non l'ambiente poteva questo sbagliare, stadio. saluto al cielo, ringrazia, bacia la chi bacia, che cazzo la tua che bacia, Ecco, bacia anche che cazzo quest'anno vuole lui. non è Va mai bene, a arrivato 1-0, all'ambiente l'avversario è stato con grande preso, il convinzione e potenza portiere è dal uscito, primo tempo alla probabilmente non doveva uscire in quella maniera, la porta vuota, fine. La sguarnita. Sampdoria parte decisamente con il piede sbagliato. L'Italia è già a referto e ora ha una solida base di partenza in questa gara. Sono stati bravissimi a prendere subito il controllo del match. Adesso dovranno essere attenti a Bravo. interpretare la gara con giudizio, perché manca ancora tanto tempo alla fine, Fabio. Nkunku, Griezmann, va alla ricerca di un compagno davanti. Vede la partenza del compagno e prova a seppirlo.
si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione di schiena. Quando Messi, quando un solo gol a referto fino ad ora cruciale, il punteggio è quindi di 1-0. Messi prova, cerca il tiro. Bravo, bravo, bravo. Bella azione, bravo. No, questo ragazzi non è un ultimo arrivato, Non mi sembra l'ultimo arrivato questo, Il gol subito non ha minimamente scalfito la loro fiducia e sono andati immediatamente. Non mi sembra l'ultimo arrivato, Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Perfetta parità dunque. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più. No, cazzo! Palla buttata via, peccato. Ecco Griezmann. L'Italia riconquista subito la sfera. Pedri. Sbagliata io. Si combatte, può ancora succedere di tutto. Griezmann. Palla filtrante per Messi. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Messi! Salva Schmeichel! Poteva essere una conclusione decisiva, ma l'estremo difensore ha fatto il suo dovere. Mateus. La mette sulla sinistra. Bravo. Nkunku. Bellingham. Intercetta il passaggio, pericolo. Rummenig. Messi. Billingham. Pressing asfissiato. No, sbagliata. Non fischia. Mbappé. No, cazzo, Mbappé, punizione da qua, ragazzi, bruttissima. È bruttissima la punizione da qui. È brutta la punizione da qui, è brutta. Ci sono tanti saltatori. Vediamo chi va sul punto di battuta. È Messi? Messi. E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Ci prova con un pallone profondo. Sul filo del... colpisce il pallone. Madonna, troppo tempo. Billingham. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Sbagliato ancora. Serve ritmo e velocità per giocare subito. Mbappé! No, ragazzi, questo è bravo, Partita questo è bravo. Se non viene un temporale a Genova che gli cade la linea, questo è bravo. No, sto scherzando. Sto scherzando, ragazzi, la linea non deve. Tanto è bastato per beffare l'intera difesa. E passano in vantaggio. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. La gioca in avanti, in verticale. Ecco Griezmann. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Billingham. Ottima tecnica. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Non si passa. Prova ancora. Madonna, Lautaro, grande Lautaro. Grandissimo Lautaro, grandissimo. Peccato che il portiere l'ha preso col ginocchino monco. Porca me, grande Lautaro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Pericolo sventato. Madonna, sbagliato. Partire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non. Oh no! Ma come cazzo ha fatto? Griezmann, pallone interessante, in verticale. La mette in avanti. Intervento bello ed efficace. Ho sbagliato, Griezmann. Tenta di calciare. Ma è finito, il primo tempo è finito. Il primo tempo è finito perché... niente. L'arbitro fischia.
rischia alla fine del primo tempo, ragazzi, bellissimo, bravissimo lui, 2-1. Ragazzi, è bravissimo lui, 2-1 primo tempo, non so, questa è il più dura, è più dura delle altre di oggi, però ragazzi, abbiamo fatto 6 punti in 2 partite in cui hanno quittato, non posso certo lamentarmi oggi, 5 tiri lui, 3 tiri noi, ragazzi, andiamo avanti, continuiamo, vediamo un po' come va la partita, possiamo ancora recuperare però, questa partita tra i classici da ricordare. E come dicevamo, abbiamo solo il primo tempo alle spalle. C'è ancora molto da vedere. Si ricomincia. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi. Madonna! Stai attento! Ma Michael, prendila questa palla. Non puoi buttarla fuori ogni volta che tirano. Devi anche prenderla con la manina monca, eh. Madonna Walker, meno male che c'è la mia del cazzo Walker, perché sennò poteva anche andare in porta. Meno male che Walker non c'è la mia di merda. Togliamo la attacca difensiva, andiamo su, magari vediamo di riuscire. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. No, ma come cazzo ha fatto? Billingham, Pedri, Nkunku. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno. È l'unica, è così, vai là. Bravo, eh. Si fa vedere per ricevere. Pedri. No, e ma non cadere sempre. Si destreggiano con un buon possesso di palla. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Una bella giocata nello spazio. Bravo, bravo. E poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Walker. Il tempo scorre, sono ancora in svantaggio. Vediamo come va a finire. La dà indietro per evitare grane. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Prova a superare la difesa. Ah, peccato. Griezmann. Nkunku. Costruiscono la manovra con via. Sicurezza. Palla in avanti verso il compagno. È di 71.600. Rovina la festa agli avversari, no. Intercettando il pallone. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. E no, chi c'era qua? Ma chi c'era qua? L'approccio giusto. Devono dimostrare una certa decisione se vogliono raccogliere i frutti di azioni simili. Ormai non hanno altra scelta, oh. Devono solo attaccare. Sono d'accordo. Prova la conclusione. Via. Interviene senza pensarci due volte. Ma non c'è nessuno, cazzo. Sprecato. Via! Bravo. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Una bella giocata nello spazio. Oh, cazzo. Ruba palla in modo magistrale. L'Italia non riesce a interrompere il possesso palla degli avversari. Sta subendo troppo. La recupera con grande senso della posizione. Lautaro Martinez. Bergomi. Ah, madonna, che cazzo di culo. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Nkunku. Passa. Occhio al tiro. No, che cazzo di gol, ragazzi. Bello, bello, però. È bello questo gol che ha fatto Nkunku. La merdaccia qua che è in attacco. È bravo questo qua. Due gol che ha fatto Nkunku, ragazzi. Mi sa che adesso andiamo a farci qualche cambio. Perché Nkunku, ragazzi. È Nkunku. Ha fatto un gol da Nkunku. Vediamo di cambiamo qualcosa. Prisma, ragazzi, possiamo mettere anche Mbappé davanti là, possiamo mettere Mbappé qua, Messi non so se sia stanco, quanto sia stanco, ci mettiamo Ronaldinho, Messi lo togliamo, però è 3-1, ragazzi, quando manca poco alla fine. 20 minuti scarsi, le dura ragazzi, le dura, andiamo a giocare nel secondo tempo, dai, le dura. E l'allenatore decide di ricorrere alla panchina, cambio per loro.
due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Bravo. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Intercetta il pallone, ben fatto. Mi sa che tra poco vedremo qualche altro cambio. C'è movimento in panchina. Un possesso di palla. Ma dai, che cazzo di tua. Passaggi corti. Ecco Griezmann. Palla in posizione interessante. Provano a orchestrare il contropiede. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Messi. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Lautaro Martinez. Ah, peccato. Beckenbauer. Iniziano gli ultimi 10 minuti. Ottima circolazione del pallone. Avanzano con una intricata rete di passaggi. No, è andato io. Bellingham. Vede lo scatto e cerca la profondità. Tocco preciso. Si sbarazza dell'avversario. Rummenig. E il portiere dice di... Madonna, Rummenig, Rummenig, ragazzi. Bellingham. È bravo questo, ragazzi. Pedri. Messi. Messi. Vai con calma. Sono sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Si è lasciato ingolosire dall'opportunità di calciare, ma forse avrebbe fatto meglio a servire i compagni. Punizione, Non una situazione facile per lui, ha dovuto... Vabbè, ammonito adesso, non ci frega poi niente la munizione in questo momento, però intanto, ragazzi, totalmente inutile. Intanto la munizione ci sta, ha fatto un palletto qua abbastanza... Sì, poteva anche evitarlo, Vediamo se passa la palla. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Bellingham. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio è riuscito. Gioca una palla lunga. È una buona occasione per trovare spazio. Lautaro Martinez cerca di dare ampiezza al gioco. Ma no, E c'è il buono, finita. Ragazzi, è meritata, ha giocato bene, meglio di noi sicuramente. Mbappé, ragazzi, ha fatto un sacco di gol. Questo con il microfono, essendo un po' lontano, penso che comunque l'audio si senta ugualmente. 9 tiri in porta lui contro 4 nostri, ci sta, ragazzi. Migliore in campo, sicuramente uno di loro. In Concu, migliore in campo, in Concu, ci può stare. Vabbè, ragazzi, comunque è andata bene oggi perché su 3 partite, 2 le abbiamo vinte praticamente a occhi chiusi perché l'avversario ha quittato il primo, non so come, il secondo stava anche perdendo. Quindi ci può stare che abbiamo vinto. Però alla fine, ragazzi, abbiamo 9 punti e siamo 5 partite, siamo a metà campionato e siamo a 9 punti, mancano una vittoria per la salvezza. Domani ci proveremo ancora e vediamo di fare il massimo. Io a questo punto non posso che ringraziarvi, vi ricordo, se volete lasciare un bel like, fa piacere, un pollicione in su, così, un like. Se poi non siete iscritti al mio canale, potete anche iscrivervi, non costa assolutamente niente, è tutto gratuito. Anzi, attivate anche la campanella da qualche parte nella mia homepage per essere sempre avvisati quando metterò un nuovo video sul canale. Tutti i giorni portiamo ovviamente alle 17 e football, a volte anche alle 12. Alle 12 portiamo anche altre avventure. In questo momento abbiamo un'avventura un pochino horror, un pochino così simpatica, carina, abbastanza da stare lì con... State attenti perché c'è un mostro che non è tanto per la quale. Stiamo parlando di un'avventura che è a largo delle coste della Scozia. Che dire? Si chiama Still Wake the Deep. Siamo su una piattaforma petrolifera, dobbiamo cercare, stiamo lavorando lì, siamo anche stati licenziati, ma la trivella, nel mezzo di una trivellazione, urta un qualcosa. Esse un'entità sconosciuta e lì iniziano i cazzi, ragazzi. Tuffo Mix vi saluta, vi dà appuntamento presto al prossimo episodio di eFootball o qualcos'altro, quello che volete, e vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi, mi raccomando, alla grande, a presto.